Oggi conosciamo una realtà italiana molto interessante. Si tratta di Artines, una startup innovativa nata come spin-off del Politecnico di Milano, fondata da giovanissimi ingegneri. La società sviluppa soluzioni deep tech in campo medico attraverso la realtà aumentata per trasformare il modo in cui le immagini mediche vengono realizzate. A raccontarci chi è e cosa fa Artines è Filippo Piatti, CEO e co-founder della società. Ciao Filippo, allora chi è Artines e di che cosa vi occupate? Artines è una startup innovativa con sede a Milano. Siamo fondati dal 2018, quindi ormai da quasi 3 anni di attività. Siamo una spin-off universitaria e siamo incubati all'interno di PolyHub Innovation District. Ci occupiamo di sviluppare delle soluzioni innovative in ambito medicale e sviluppiamo dei supporti in realtà aumentata e realtà mista per fornire ai chirurghi degli avatar 3D digitali olografici di ciascun paziente per ottimizzare le terapie e gli interventi chirurgici sullo stesso paziente. E quali sono le possibili applicazioni della vostra tecnologia? Ma la nostra tecnologia si applica principalmente e l'applichiamo principalmente in ambito cardiovascolare e cardiochirurgico, che è la nostra area di intervento e di focus principale. Ma abbiamo già avuto modo di sperimentarla in ambiti differenti. Sempre di interventi chirurgici di chirurgia generale, in gastroenterologia, in oncologia polmonare e dei primi tentativi anche in neurochirurgia. E Filippo, quali sono i dati necessari per costruire questo modello? Sì, i dati necessari sono i dati medici di immagini diagnostiche che vengono tipicamente acquisite sul paziente, possono essere risonanze magnetiche, TAC, ecografie. Queste possono essere caricate dal medico all'interno di una nostra piattaforma software e indipendentemente, quindi con un processo semi-automatico e guidato, può appunto gestire questi dati e creare il modello 3D del paziente che diventa l'avatar digitale che viene poi integrato all'interno della visione in realtà aumentata con la quale appunto il medico può interagire per ottimizzare l'intervento. E attualmente a che punto siete con lo sviluppo di questa tecnologia? Allora, attualmente abbiamo concluso diversi anni ormai di sperimentazione di test anche in ambiente clinico e ospedaliero, ma abbiamo già avuto la certificazione come dispositivo medico della nostra prima piattaforma per la simulazione pre-intervento, quindi prima di entrare in sala operatoria, e siamo pronti per il lancio sul mercato, quindi per testare effettivamente la validità clinica che abbiamo potuto verificare fino ad oggi. A livello nazionale, quindi italiano e anche europeo. E quali potrebbero essere gli sviluppi futuri della vostra tecnologia? Ma sicuramente il primo sviluppo futuro e della nostra visione è che questo diventi un sistema non solo di simulazione pre-intervento, ma anche di supporto intraoperatorio, quindi durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico, e che diventi il nostro software di realtà aumentata, la piattaforma necessaria e utile al medico per poter eseguire e ottimizzare l'intervento sul paziente. Quello che manca e che sarà un altro sviluppo futuro è di rendere questi strumenti il più semplici e facili da utilizzare per il medico, con l'integrazione anche di feedback con questi oggetti olografici e virtuali che al momento sono ovviamente impalpabili e quindi rimangono un po' nell'etere, un po' nel vuoto.